Buongiorno a tutti, questa è la vigilia di Lecce-Parma, mister Marco Baroni a vostra disposizione, c'è la prima domanda di Gabriele De Giorgi di Lecce Prima. Buongiorno mister, buongiorno. Questa è una delle partite che si presentano da sole, che non hanno bisogno di particolari motivazioni alla vigilia. Rispetto al Parma si aspetta una gara a viso aperto oppure un atteggiamento attendista? E poi Barreca e Gargiulo rientrano dal primo minuto? Allora, no, sono partite più che si presentano da solo, sono partite che valgono la pena di giocare, di, insomma, questo ci fa piacere perché più la partita è importante, più è segno che stai dando importanza al tuo percorso. E quindi siamo contenti che ci sia attenzione, siamo concentrati, anzi questo ci dà ancora maggior carica, sappiamo che insomma ci sarà un'affluenza importante, credo che la squadra, io, tutti vogliamo fare qualcosa di importante per questo, per dare un segnale di impatto forte. Avremo un avversario di grandissimo livello e questo è ancora più bello. Per quanto riguarda le scelte, sì, Barreca rientra, Gargiulo deve valutare perché comunque lui e Dermacu sono quelli che hanno pagato un pochettino di più l'attacco influenzale, è stato un pochino più pesante su di loro, però se anche non partano saranno della partita sicuro. E quindi ecco, in questo momento devo dire le scelte passano in secondo piano perché la squadra sta bene, avete visto dei segnali importanti anche da chi ha giocato in meno e quindi ci aspettiamo tutti, io in primis, un'ulteriore crescita da questo punto di vista. Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport. Marco, quando pensi allo stadio che per la prima volta lo vedi in determinate situazioni di affluenza, a quale tua partita da calciatore leghi l'immagine dello stadio più spettacolare? E poi Strefezza e Abile Arruolato lì davanti non cambia nulla. Allora, sia Strefezza che Meccariello che Gabriel hanno svolto dei lavori differenziati, ma sono assolutamente recuperati in pieno. Allo stadio i ricordi sono innumerevoli, no? Ci sono state delle partite meravigliose, se penso alla gara della promozione, alla gara della salvezza, al gol nella partita con il Napoli, perché comunque era, insomma, c'era tanto pubblico, ma io da questo punto di vista non ho nessun dubbio, anzi tra l'altro devo dire la verità con la scena devo dire la salvezza, sicuramente quello è stato forse il momento più bello perché comunque arriva a coronamento di un'annata voluta, sofferta, con momenti di difficoltà, ma poi ottenuta con una prestazione importante contro un avversario in quei momenti anche importante, quindi è stata una festa bellissima. Io chiaramente quello è stata forse il ricordo più nitido di squadra, no? Se lo devo vedere di squadra. E quindi parlavo proprio con alcuni giocatori che chiaramente per colpa, come tutti sappiamo, della pandemia ancora qualcuno deve vedere, no, in Italia o comunque in questa città lo stadio pieno e comunque questo per noi è un motivo ancora di più di spinta motivazionale, se mai ne servisse ancora qualcuna, ma per ripeto, come dico ai ragazzi, per centrare una prestazione di grande spessore occorrerà questo per fare questa gara contro il Parma. Carmen Tommasi di Telerama. Mister, buongiorno. Buongiorno. Forse è ancora troppo presto per guardare la classifica, ma se lei la guarda cosa pensa e se in estate si aspettava di avere a questo punto della stagione una classifica così?
No, io, non ho, io ho aspettative nella misura dell'impegno del mio lavoro, dell'ambizione del club, della città, mia e dei ragazzi che cerco sempre di trasferire più. Poi la classifica, il campionato di B, lo vedete, no? Ci sono tante squadre, poi è chiaro che le squadre che trovano anche continuità di prestazione nei risultati in questo momento magari hanno una classifica migliore di qualcuna che è un pochino in ritardo, ma non è detto poi che questo campionato ci ha abituato anche a dei cambiamenti, no? E quindi io quando dico che non guardo la classifica non è che non la guardo, cioè non è che sono, noi si vive di questo, si vive di però è chiaro che l'attenzione in questo momento è più rivolta chiaramente alla crescita della squadra, alla prestazione, perché so che questo poi ci porta ad avere una classifica che ti sorride, che poi magari ti permetterà nei momenti importanti di essere pronto a correre. Matteo Bottazzo, Canale 85. Mister, buongiorno. Buongiorno. Il Parma lo affrontiamo per la seconda volta. Quali sono le differenze tra la gara di Coppa Italia e questa del nostro avversario? Ma è un'altra partita. È un'altra partita perché lì trovavamo una squadra che aveva forse, non voglio usare una parola, però era forse un po' più spavalda, un pochettino più... poi il calcio di agosto, le prime partite va sempre preso un pochettino con attenzione. Ritroviamo una squadra che forse ha capito cos'è la Serie B e che è più quadrata, più solida. È la squadra che comunque è addetta di tutti, insomma, un po' per investimenti fatti, un po' per i giocatori che annovera, è chiaro che è una squadra importante, però questo, ripeto, più si alza l'asticella più è bello, quindi non dobbiamo temere questo, anzi dobbiamo essere contenti, orgogliosi, nello stesso tempo umili e vogliosi. Ci vuole tanta voglia domani. Se non ci sono altre domande per mister Marco Baroni, prego. Roberto Schipa, TG Nord Salento. Abbiamo detto che è una gara che ha già tantissime motivazioni. In questi giorni si sta parlando tanto del pubblico che tornerà in massa allo stadio. Volevo sapere se anche i ragazzi e nello spogliatoio si parla di questo. Ma parlo io di questo perché noi dobbiamo sempre, secondo me, portarci dentro questa voglia e questa responsabilità di creare anche poi un'identificazione nella nostra prestazione per chi ci guarda, no? E quindi io la prendo sempre come un'ulteriore responsabilità di andare a fare una prestazione di livello e che una prestazione che coinvolga, questa è la cosa più importante, no? Coinvolga tutti, chi ci guarda deve avere qualcosa, deve ricevere qualcosa, quindi è solo un impegno in più, solo questo. C'è l'ultima domanda di Antonio Greco, Salento Live 24. Buongiorno mister, intanto. Buongiorno. C'è secondo lei mister il timore che davanti a questo pubblico qualche giocatore, soprattutto i più giovani, possa in qualche modo sentire il peso proprio della partita, o è una cosa da escludere a priori? No, io, cioè, questo è il nostro mondo. Dico ora ai miei giocatori, la domenica è la nostra festa, se no che cosa si fatica a fare durante la settimana? Il pubblico è la parte più bella che c'è nello spettacolo, e quindi fa parte di questo. Chi teme questo non può fare questo lavoro, quindi magari qualcuno potrà avere un pochettino più, ma poi basta star concentrati, correre, andare forte, che tutto il resto passa in secondo piano. Grazie a mister Marco Baroni. Grazie a voi tutti. Grazie a tutti quanti. Buon pomeriggio. Voi.